Bella raga, qua è Savix che vi parla. Bentornati in questo nuovo video e benvenuti se siete nuovi nel canale. Io veramente la gente non la capisco. Non capisco tanti altri che non capiscono quello che fa Rockstar. Allora raga, come ben sapete per chi mi segue, e raga, se non mi seguite, siete capitati qua, mettete un like, iscrivetevi al canale e sostenetelo. Visto che, e nonostante il lavoro, cerco sempre di portarvi le news importanti in modo da farvi capire se succede qualcosa o no in questo gioco. Parliamo di cose serie. Quindi, tornando a noi, io a parer mio, voi lo sapete, raga, mi sono sempre lamentato di Rockstar da quando è uscito l'ultimo DLC di Caio Perico. Perché questo? Perché quello è stato l'ultimo DLC serio. Perché? Perché quello è un DLC, raga. Hanno aggiunto un pezzo di mappa, anche se poi non era esplorabile. Hanno aggiunto un cazzo di business. Con la C così, così enorme. Cioè, raga, ve lo ricordo. Caio Perico, avevamo il Cosacta. Con Cosacta fai un sacco di preliminari e poi prepari il colpo. Con quel colpo facevi un sacco di soldi. Sbaglio? Quindi io, che almeno mi ricordo, non è più uscito nulla di quel calibro. Raga, parliamo di Rockstar. Sapete come cazzo conoscono il gioco gli sviluppatori, raga? Di Rockstar? Potrebbero riscriverlo ad occhi chiusi, ma proprio perché è il loro gioco e sono 10 anni che le cose sono sempre le stesse. Cambia la situazione, ok? Cambia la forma, ma poi sono sempre quelle. Di cosa parlo? Missioni sono sempre missioni. Ci sono sempre colpi e ci sono sempre i vari cazzo di servizi, il COM, il COSACTA e così via. Principalmente partiamo sempre da lì. Che poi le cose abbiano una forma diversa e una storia diversa. Per uno sviluppatore, dopo 10 anni, ci mette una settimana a tirar fuori chop 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 chop, come cazzo si chiama. Ma vi rendete conto? Quindi quando io sono in giro su YouTube e sento gente che si lamenta perché noi che ci lamentiamo, secondo esso, diciamo cazzate, mi pare un po' una belinata. Perché questo? Ora vi faccio un check-up. Rockstar, raga, perché è andata avanti così tanti anni? Per Rockstar Game? Perché GTA 5? No. No, raga, perché se Rockstar Game GTA 5 fosse stato un gioco che si poteva giocare solo legit, come tanti altri giochi che sono usciti e che giochiamo, e non puoi fare quello che fai su GTA, raga, perché in quale cavolo di gioco tu duplichi le macchine, poi le vendi, fai soldi con due console, metti soldi dentro l'account, ti fai completi moddati, da lì c'è un business poi da tutte queste cose, bisogna essere bravi a farlo, e questa cosa l'ha portato che poi su PC, raga, è uscito Gesù Cristo. Infatti poi hanno capito che avevano dato troppa corda all'asca e quindi a quel punto hanno deciso che su PC non aggiornavano più, perché questo è successo. Su PC aggiornamenti non ce ne saranno più fino all'uscita di GTA 6. È una cosa che penso io. Prendetele quei guanti bianchi, questa cosa. Quindi, tornando a questo punto, c'è poco da dire. Se non esistevano i modder, Rockstar non andava avanti 10 anni. Per quale motivo? Perché sì, fanno uscire questi, chiamiamoli aggiornamenti, ok? Settimanalmente, dove cambiano la macchina sul podio e ne mettono una nuova da prendere. Che uno sviluppatore a fare quella macchina ci mette 1 ora e mezza, che sarebbe la mia pausa pranzo lavoro. Ma va bene, andiamo avanti. Quindi, perché? Perché non mi devo lamentare? Mi lamento, cazzo se mi lamento. In 10 anni l'ho comprato 4 volte minimo il gioco. PS, sì, PS3. Poi l'ho data via. Perché?
mi sono preso l'Xbox e ho preso la 360 e l'ho ripreso. Siamo già a due, no, di più di quattro, no? L'ho pagato più volte, aspetta. A questo punto, dalla 360, sono passato alla One e a ritaglie, ok? Perché poi, dopo poco tempo, mi si era rotto il disco e ho dovuto comprarlo. Ma va bene, c'è gente che dirà, a me il disco non mi si è rotto, aspetta che te la metto nel dato tra un secondo e mezzo. Poi è uscita la One X, ok? E con la One X, a quel punto... girava minchia tutto bene, la console era migliore, erano già tanti anni che avevi il disco e ti assicuro che poi dopo un po' il disco ti si è rotto. Se non ti si è rotto sei molto fortunato. Oppure a quel punto hai voluto fare un upgrade e ti sei comprato il gioco digitale. Poi raga, sei stati dicendo, no ma io non faccio parte di questo, io c'ho ancora il disco, ora proprio ti stendo, perché poi è uscita serie S e serie S non ha il disco, devi per forza comprarlo digitale. Anche le Play ora sono digitali e chi non ha il disco ha dovuto pigliarlo digitale. Quante volte cazzo l'abbiamo comprato questo gioco? Io mi aspettavo che una volta che venivo su Next Gen, PS5, Xbox Series, raga, lì dovevamo vedere il Gesù Cristo apparire nei cieli, capisci? Capite cosa intendo? Cioè, non, le cose non stanno in piedi. Io quando venivo su Next Gen pensavo di trovare DLC belli. Invece che cosa mi trovo? Mi trovo semplicemente i stessi contenuti praticamente all'inizio, con qualche cazzata, hanno aggiunto i colori, hanno aggiunto la possibilità che potevo comprare le macchine dell'autoraduno. Poi cosa c'era di differente? Poco e niente. C'è poco e niente di differente. Ma ora non c'è più niente, perché nella old gen hanno tolto l'editing Rockstar per alleggerire il gioco, per poi mettere gli stessi contenuti, perché adesso anche su One e PS4 puoi comprare le auto tipo l'auto raduno e stanno uscendo le stesse cose che escono su next gen, con la differenza che lì giochi a 30 fps e qua invece puoi giocare a 60, ma con una qualità più bassa. Attenzione, se hai una serie S, se hai una PS5 o un Xbox Series, allora giochi a 60 fps con un 4K con un filtro ray tracing, raga, perché è finto. Non potete dire che con un ray tracing hanno messo solo i riflessi sui vetri. Io ray tracing mi sa che è un'altra cosa. Quindi, che dire, siamo arrivati a un punto che Rockstar ha lasciato giocare finché gli è venuto bene tutti questi account moddati, ok? Perché alcuni rimangono e alcuni no? Mo ve lo spiego. Gli account moddati si possono fare in miriade di modi diversi, ok? E negli anni i modi sono cambiati tanti e certi no, si fanno così da sempre. Quindi chi ha la fortuna di possedere le test kit per Xbox, per Play e ha i permessi e gli aggiornamenti per andare online, perché quelli sono difficili da avere, ovviamente se riesci a recuperare una dev kit o una test kit riesci anche a recuperarti poi gli aggiornamenti, perché se no non ne vale la pena, perché parliamo di una spesa di 2 pali 2000 euro, cioè raga scherziamo, cioè, con quelle console fai un po' il cazzo che vuoi e ti permette di fare degli account come se fossero legit, anche se poi non lo sono, perché comunque sia quelle sono console sviluppatore fatte apposta per fare determinate cose e lì Rockstar non ci può fare nulla. Ma account fatti come quelli negli ultimi due anni, l'ultimo anno e mezzo, che ci mettevi 10 minuti all'inizio, neanche 5 minuti all'inizio a duplicare un account e poi lo vendevi a 20 euro. Ma perché lo vendevi a 20 euro? Perché era un metodo troppo facile, che non era rischio banna all'inizio, perché non c'era tutto sto smercio, finché poi un giorno non è uscita la Popstar, perché la gente non lo sa, ma il metodo era già attivo prima che uscisse la Popstar. Uscisse la Popstar, raga, cioè non so se capite. E a quel punto hanno fatto una banway per i ranghi, perché ovviamente gli dava fastidio alla Rockstar che tutta sta gente era a livello sopra il 1000. E hanno dato dal 1000 in su, li stendiamo tutti, li riportiamo al 120 senza togliere l'account. Poi a uno è venuta la brillante idea di postare il metodo per duplicare gli account,
per chi non sa cosa vuol dire, non parliamo di issi duplicate, parlo dell'account proprio, perché tramite Xbox c'era la possibilità di fare una copia, ok, di un account intero. Cioè, qualsiasi essa cosa ci fosse dentro, lo fa tutto doppio. Doppiavi un account. Quindi potete immaginare la strage di copie che sono state fatte. Poi è stato patchato, è stato trovato l'after patch, così per 3-4 volte. Finché poi ora l'account per farlo è diventato difficile. Hai bisogno di due console, hai bisogno di un'altra cosa, hai bisogno di quello, hai bisogno di quell'altro, e ci vuole un'ora se ti va bene. E allora la Roxa vuol dire che si stava iniziando a impegnare. Ma perché, raga, ha iniziato a impegnarsi a patchare questo metodo dopo un anno e mezzo, dopo che è stato annunciato GTA 6? Perché adesso non gli fa più comodo la gente che gioca, ma la gente che spende, perché devono recuperare soldi per GTA 6. Quindi che hanno fatto? Una strage, tutti questi account duplicati che sono riusciti a recuperare tramite un seriale, raga, di uno di Rockstar che si è comprato un account moddato, ed è una cosa assurda, e poi da lì ha recuperato, ha preso un seriale, ha preso un codice, è riuscito da lì a trovare tutti quelli duplicati da quell'account. Quindi, raga, se ora piano piano li stanno stendendo tutti, è perché, se va bene, Rockstar si sta comprando tutti account diversi per arrivare a bannarli tutti. Con la speranza che poi voi, me, aprite un altro account e comprate le shark card, che se non erro sono 8 milioni 80 euro. Io con 80 euro vendevo un account con Gesù Cristo dentro che ti faceva l'Ave Maria. Ma stiamo scherzando. Quindi, mi lamento. Non potete dire, ma sono gratis i DLC, perché non sono DLC, e ci mancherebbe pure che li paghi questi mini aggiornamenti riciclati. Prendi un complesso, sempre lo stesso codice, prendi le missioni, è sempre la stessa roba, cambi la storia, cambi la forma e lo metti online. Cosa cazzo ci vuole per Rockstar? Niente, niente. E raga, con questo chiudo. Fatemi sapere nei commenti se vi è piaciuto questo video o meno. Bella, regà. Sbadabam.